giustissimo così. Spero mi sentiate, tutto, se mi sentite posso Forse va iniziare. aumentato leggermente il volume, non so se possiamo da qua, no, Ok, allora se c'è qualche problema magari tolgo gli auricolari o se no proseguo. ok. Ti sentiamo meglio adesso, non so cosa hai fatto, ma è meglio Ok, così. niente, ho semplicemente avvicinato il microfono, quindi perfetto, perfetto, grazie mille. Allora, 2 minuti solo per introdurre queste slide, in quanto insomma gli interventi che mi hanno preceduta hanno chiaramente in maniera molto esaustiva e puntuale chiarito l'importanza della storia nella comprensione della razionalità scientifica. Qui appunto ricordo importanti scienziati che hanno sostenuto come sia importante far progredire non solo la ricerca teorica e sperimentale, ma anche quella storica, perché appunto, come già sottolineava Mach, è importante evitare che i principi della storia della scienza degenerino in un sistema di dogmi, tradendo un po' quello che è il fine stesso dell'attività scientifica come impresa collettiva umana. Solo un ricordo a Federico Enriques per il ruolo che ha svolto appunto nel suo cercare di promuovere il ruolo culturale della matematica e della scienza, cercando appunto di veicolare un messaggio che identifica la storia della scienza come una disciplina ponte tra le scienze naturali e le discipline umanistiche, cercando in questo modo di colmare il gap che in genere appunto viene, è tuttora, si mantiene tuttora viva appunto tra discipline umanistiche e discipline scientifiche. In questo senso anche nell'ambito appunto della ricerca educativa abbiamo un ampio consenso sull'importante contributo della storia, questo sia per quanto riguarda la pedagogia e la didattica generale che la didattica disciplinare, insomma, importanti autori sono già stati citati e aggiungo solo appunto storici e filosofi della scienza interessati a questioni educative che anch'essi appunto rivendicano l'importanza di introdurre la storia nell'insegnamento della scienza. Quindi questo sembra abbastanza assodato e giustificato, tuttavia quello che rimane ancora aperto è la questione del come introdurla efficacemente. Questa è questione che è stata sollevata anche poco prima, appunto, al termine degli interventi, e in effetti è una questione di fondamentale importanza che riguarda proprio, come già sosteneva la professoressa Michelini, la traduzione in pratiche di alcuni principi fondamentali di cui si occupa appunto la storia e la filosofia in riferimento a obiettivi educativi. In questo contributo cercherò di proporre una possibile soluzione a partire da dei vincoli che sono emersi in 3 ambiti specifici. Questi ambiti sono la ricerca in campo educativo, pedagogico e in particolare quella relativa ai curriculum studies, la ricerca nel campo dell'educazione scientifica e le esperienze nei laboratori di fisica e di scienze della formazione primaria dell'Università di Urbino. E in effetti anche questo tipo di esperienza è stata abbastanza importante per comprendere su quali aspetti è importante poi focalizzarsi, è importante far convergere l'attenzione. Per quanto riguarda la ricerca educativa e i curriculum studies, possiamo dire appunto che i principali vincoli emersi sono quelli riguardanti l'evitare appunto un'ulteriore frammentazione disciplinare. È vero che dobbiamo introdurre la storia, ma dobbiamo introdurla senza frammentare ulteriormente il curriculum. Purtroppo questa eccessiva frammentazione, almeno dagli studi condotti in questo ambito, produce in genere apprendimenti puramente nozionistici e non apprendimenti significativi. Di contro c'è una grande enfasi sui modelli di integrazione della conoscenza. Si parla di integrated curriculum da contrapporre al curriculum tradizionale basato sulla frammentazione disciplinare. Questo concetto non è nuovo, insomma, già Dewey ne parlava anni fa, tuttavia è tornato fortemente all'attenzione proprio per la necessità appunto di porre qualche rimedio a questa eccessiva frammentazione del sapere, che sembra non conduca appunto agli esiti formativi sperati.
Un ulteriore punto è il focus sulla cognizione epistemica. Questo è un ambito interdisciplinare e multidisciplinare che studia come le persone acquisiscono, comprendono, giustificano, cambiano e utilizzano la conoscenza in contesti formali e informali. Anche qui non si tratta di introdurre una nuova disciplina, ma si tratta semplicemente di far emergere il problema della conoscenza all'interno di ciascuna disciplina del curriculum. Nell'ambito dell'educazione scientifica, anche qui ricordo dei temi che sono già stati affrontati, ecco l'importanza di una literacy scientifica adeguata per esercitare in maniera informata e responsabile i diritti e i doveri di cittadinanza nell'attuale knowledge society. Ormai appunto l'alfabetizzazione scientifica non è solo un requisito di chi poi andrà a svolgere un certo tipo di professione, ma è necessaria proprio per essere cittadini consapevoli. Quindi è importante appunto di conseguenza che l'educazione scientifica non persegua solo obiettivi concettuali, ma anche epistemici e sociali. Ed è assolutamente necessario attenzionare non solo i prodotti, ma anche i processi, e quindi un forte focus sulle pratiche epistemiche disciplinari. Un ulteriore punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è la discrepanza che rileva Sandoval tra epistemologie formali e epistemologie pratiche degli studenti. Allora, per epistemologie formali intendiamo le credenze esplicite che gli studenti dichiarano di avere rispetto al ruolo della scienza, al lavoro degli scienziati, eccetera. Le epistemologie pratiche sono invece quelle credenze implicite che emergono quando gli studenti sono coinvolti in attività di inquiry. In realtà, Sandoval nota che non c'è una connessione tra questi due tipi di credenze e quindi che le credenze formali in realtà impattano poco su come poi loro effettivamente agiscono in contesti di inquiry. Ma anche far agire, far lavorare gli studenti in contesti di inquiry senza sollevare esplicitamente problematiche di tipo epistemologico, in realtà non aiuta a raffinare, a rendere più sofisticate le loro credenze sulla scienza. Questo è un punto su cui ritorneremo più avanti. Per quanto riguarda il terzo ambito, ovvero le esperienze con gli studenti di scienze della formazione primaria, devo dire che tra le tante cose che ci sarebbero da dire, due sono i principali vincoli legati a delle criticità che sono emerse, distinte appunto ma anche correlate. Ah, il primo è associato a fattori di ordine motivazionale ed emotivo, cioè gli studenti sono poco propensi a insegnare in una disciplina che considerano troppo complessa e in qualche senso inadeguata all'ordine di scuola dove andranno ad insegnare. Il secondo concerne le epistemologie scientifiche degli studenti, che nella quasi totalità dei casi in realtà rivelano una concezione abbastanza dogmatica e semplicistica delle dinamiche relative alla costruzione e alla giustificazione della conoscenza scientifica. In particolare manifestano una scarsa consapevolezza delle pratiche epistemiche disciplinari, come ad esempio il ricorso a casi ideali o all'ideazione di esperimenti mentali controfattuali che rappresentano appunto i modus operandi caratteristici di Galileo. Questo è uno degli esempi, insomma, un classico questo di fisica ingenua che viene sottoposto agli studenti giusto per assaggiare un po' le loro conoscenze di base. Come potrete immaginare, insomma, la risposta più diciamo gettonata è la A. Ma è interessante, a parte insomma, la risposta effettiva, porre attenzione a come gli studenti cercano di rispondere a questi quesiti, no? Per cui la maggior parte appunto sostiene che cerca di visualizzare la scena o di richiamare, ricordarsi qualche episodio simile, di evocare qualche reminiscenza scolastica o addirittura qualcuno propone di effettuare un esperimento reale, tenendo conto che loro non hanno tanto chiara l'idea tra esperimento e esperienza, nonostante appunto il quesito come chiaramente si riferisce a una situazione controfattuale di assenza di attriti. La proposta appunto che viene posta in questo contributo e che cerca appunto in realtà di tenere conto di questi vincoli che sono emersi in questi tre ambiti distinti è quella di un progetto, perché è tuttora da realizzarsi. Quindi di un progetto di un laboratorio storico didattico sulle scienze fisiche che dovrebbe essere realizzato presso il Gabinetto di Fisica, Museo Urbinate della Scienza e della Tecnica.
di cui appunto il professor Mantovani è curatore nonché cofondatore. L'obiettivo del laboratorio è integrare nella pratica sperimentale la riflessione storico-epistemologica sulla pratica stessa attraverso la fedele riproduzione di alcuni esperimenti che caratterizzarono lo sviluppo delle scienze fisiche tra la fine del Settecento e tutto l'Ottocento. In questo modo, appunto, si dovrebbe consentire agli studenti di entrare nel vivo delle prassi disciplinari di produzione di conoscenza e di comprendere le ragioni della loro affidabilità. Quindi questo laboratorio dovrebbe essere potenzialmente in grado di soddisfare i tre tipi di vincoli, perché per me, introducendo la dimensione sperimentale attraverso un approccio di tipo storico-critico, permette di integrare la disciplina e la sua storia e non semplicemente di giustapporle. Integrazione che consente di comprendere il significato delle pratiche epistemiche e disciplinari dei prodotti scientifici a cui mettono capo, nel contesto appunto della loro genesi ed evoluzione storica, e anche di supportare gli studenti nello sviluppo di epistemologie disciplinari più sofisticate e di favorire l'individuazione di ostacoli epistemologici. Questo forte focus che abbiamo posto sull'integrazione, tuttavia, richiede che questo concetto, che è tutt'altro che ben definito e chiaro, venga appunto definito operativamente, anche perché questo tipo di esperienze possano essere esportabili con delle modifiche, quindi insomma costruite indipendentemente dal luogo che noi abbiamo proposto. Un problema analogo, cioè quindi un problema appunto di definire meglio il concetto di integrazione, è stato affrontato appunto in un'altra ricerca relativa alla Corollary Education, da cui ho ripreso lo schema metodologico che ho articolato in tre fasi e che chiaramente ho modificato e adattato all'obiettivo di questa ricerca che è tuttora in fieri. Obiettivo appunto che è quello di cercare di caratterizzare in maniera operativamente controllabile un approccio storico-epistemologico all'insegnamento della scienza che possa favorire la comprensione non solo della science ready made, ma anche della science in the making. A questo fine si intendono individuare dei principi procedurali alla Stenhouse, quindi intesi come schemi pragmatici di comportamento, che possano fornire agli insegnanti una guida operativa per costruire attività didattiche efficaci a questo scopo. Lo step, i tre step in cui consiste lo schema di lavoro sono questi. Innanzitutto si tratta di identificare alcune proprietà invarianti, caratteristiche distintive dell'approccio storico-epistemologico. Il secondo è quello di descrivere questi invarianti in termini di variabili didattiche, epistemiche e di apprendimento, in modo da consentire appunto delle scelte didattiche da parte degli insegnanti di controllare meglio le situazioni di insegnamento-apprendimento. E il terzo step è a partire da queste variabili didattiche, sia epistemiche, quindi riferite all'oggetto di insegnamento, che di apprendimento, quindi riferite al soggetto di apprendimento, appunto combinandole per formare appunto dei principi procedurali che dovrebbero orientare il lavoro degli insegnanti. Allora, velocemente enuncio i quattro invarianti e poi concludo. Allora, le quattro caratteristiche che abbiamo appunto, che ho individuato e che dovrebbero caratterizzare questo tipo di laboratorio storico-didattico sono innanzitutto l'integrazione tra la disciplina e la sua storia, l'integrazione tra teoria e pratica, l'integrazione della conoscenza disciplinare in contesti di vita reale e l'integrazione degli strumenti scientifici nell'insegnamento disciplinare da una prospettiva storica. Qui c'è una discussione di ciascuno di questi invarianti, che però magari appunto farò se poi ci saranno domande. E quello che mi preme appunto, un'ultima cosa da sottolineare, è l'importanza di tradurre questi invarianti che individuano le diverse direzioni di integrazione della conoscenza da insegnare ad apprendere in variabili di tipo didattico. Variabili appunto di tipo epistemico riferite al sapere, all'oggetto di insegnamento, e variabili di apprendimento riferite al soggetto che apprende. Qui ho iniziato appunto a costruire una tabella che identifichi questo tipo di variabili. Le variabili di apprendimento sono identiche per ciascun invariante, mentre le variabili epistemiche chiaramente differiscono per i quattro invarianti. Quello che appunto si tratta ora di fare è di completare insomma, la tabella, insomma, identificare
variabili e poi appunto di formulare i principi procedurali. Mi scuso se ho superato il tempo. Grazie Monica, non so se c'è pieno di spazio, penso, per le domande, almeno una domanda se c'è. Ah, abbiamo ancora 3 minuti, perfetto. Allora, c'è una domanda da parte di Roberto Mantovani. Volevo tanto ringrazio Monica che collabora con me per la parte didattica del corso appunto di scienza della formazione primaria. Monica ha accennato a questa idea del laboratorio storico-scientifico, è un'idea che io ho sempre avuto. Noi abbiamo un discreto museo di storia della scienza a Urbino e abbiamo sempre però avuto problemi economici, per cui questa idea io pensavo di poterla sviluppare almeno in passato attraverso delle ricostruzioni, diciamo, di esperimenti storici via software. Poi per una serie di questioni legate al fatto che diciamo le persone che lavoravano con me in questo campo poi si sono dileguate praticamente, non sono più riuscito ad andare avanti su questo progetto che secondo me potrebbe essere veramente molto bello e penso che non ce ne siano molti in giro. La fortuna ha voluto che circa un anno fa sia sviluppato, diciamo, all'interno del mio dipartimento un progetto simile, per cui ho avuto un po' di soldi, ho acquistato un bellissimo pendolo di Foucault e con un residuo di soldi sono riuscito ad acquistare una settantina di strumenti didattici scelti, diciamo, con la conformazione storica, quindi strumenti che potevano essere utilizzati nella didattica ma che avevano la forma originale degli strumenti storici. E con questo gruppo penseremo io e Monica, eventualmente anche ampliare questo gruppo, di portare avanti un progetto di questo tipo, un progetto molto complicato. Naturalmente ci sono tutta una serie di problematiche legate al fatto agli spazi, fatto della pandemia che ha bloccato tutto, abbiamo problemi al museo, eccetera, ma se riuscissimo a sbloccare il problema degli spazi e creare questo laboratorio storico-scientifico, penso che potrebbe essere, diciamo, una cosa, diciamo, interessante e potrebbe anche produrre, diciamo, delle buone ricadute nel campo della didattica, specialmente nella scienza della formazione primaria, magari con delle tesi, eccetera, eccetera. Tutto qui. Grazie, professore. C'è ancora spazio, penso. No, abbiamo finito. Va bene. Allora, grazie Monica per i tanti stimoli che ci hai dato. Grazie a voi.